due note su questa cosa che non sono banali. Orgoglio Color Divese nasce da una battuta neanche tanto scontata del Presidente, il quale qualche mese fa, quando la società era davvero in uno stato molto difficile sia da interpretare ma soprattutto da risollevare, è stato uno dei pochi oggettivamente a credere in questa operazione di rilancio, ha lanciato in qualche contesto questa idea dell'orgoglio forlivese, che non è nient'altro che non possiamo non salvaguardare questa società, questo patrimonio della forlivesità. L'altra cosa è connessa al fatto che l'orgoglio forlivese è anche questo pubblico, questo grande pubblico che anche in un anno difficile sportivo come quello della scorsa stagione, il pubblico è stato vicino alla società in maniera importante e oggi sta dimostrando, con questi primi passi di rinnovamento della società, sta dimostrando un'interessante vicinanza. Quindi abbiamo voluto mettere a tutti gli effetti il pubblico al centro, e poi capirete perché. Lo slogan, il payoff, come si dice in pubblicità, è con noi il sesto uomo sei tu. Come è fatta la struttura della campagna abbonamenti di quest'anno? Qualche indiscrezione ha già parlato del ritorno verso i tre anelli. In realtà la volontà della società è quella che gli ultras continuino a mantenere uno spazio nel secondo anello, poi capirete il perché. Però abbiamo uniformato assolutamente le politiche di prezzo, quindi la gradinata, la tribuna e il parterre, con le due differenze di parterre, avranno dei prezzi indifferenziati, ognuno per il settore di riferimento. La cosa che abbiamo previsto più interessante accade non nella gradinata, la quale comunque mantiene inalterato il prezzo ordinario della scorsa stagione, ma quando dicevo mettiamo al centro il pubblico è perché la rivoluzione che abbiamo voluto fare è legata alla tribuna. Abbiamo un debito nei confronti del pubblico forlivese, è legato a questa proposta che facciamo nei confronti dei vecchi abbonati, che come vedete abbatte significativamente il prezzo dai 240 euro di anno scorso per la tribuna alla proposta, alla proposta di 150 euro per i vecchi abbonati. È interessante altresì la proposta ordinaria di abbonamento a 180 euro, ma come vedete lo sforzo della società nel ritornare qualcosa al pubblico che ci ha seguito la società nella scorsa stagione è legata appunto a questo concetto di rimettere il pubblico al centro. Per noi il centro ovviamente è la tribuna, che tra l'altro dal punto di vista, gli esperti ci dicono a palazzetto, che probabilmente l'area nel quale si vede in assoluto meglio. Considerate che ci sono oltre 700 posti numerati in quest'area, nella parte lineare, e quindi crediamo di poter soddisfare ampiamente i bisogni di rinnovo e di nuovi abbonati che vogliamo fare. Quindi l'intenzione chiara, e non è sottotraccia, è quella di invitare gli abbonati della gradinata di anno scorso a scendere in tribuna avendo un posto riservato e numerato, con una promozione direi davvero molto interessante. Per arrivare al parterre, anche qui abbiamo una promozione sia nel parterre dietro canestro, dove prevediamo uno sconto interessante per i vecchi abbonati, ma soprattutto per il parterre più ambito, che è quello fronte retro panchine, per il quale abbiamo previsto una formula promozionale altrettanto interessante anche per venire incontro
ha le giuste osservazioni di un aumento significativo nella scorsa stagione. Quindi, come vedete, abbiamo stravolto in parte la politica di prezzo, venendo incontro in un contesto come questo anche a chi è stato fedele nello scorso anno, che è stata una punta di abbonamenti importante, e che vogliamo tentare nei nostri auspici di riconfermare appieno e chissà magari anche aumentare in termini numerici. Altre due interessanti novità: gli osservatori del basket cittadino comprenderanno da questa proposta che in parte era già attuata, non in questa forma, ma nei confronti delle società legate alla Fulgor Libertas, ma qui si vede un grande passo in avanti di apertura della società nei confronti delle altre storiche società del territorio, aprendo la disponibilità verso i loro tesserati ad un abbonamento stagionale per i giovani 0-18 anni iscritti evidentemente alle società a 10 euro per tutta la stagione. Anche il Caos, quindi. Anche il Caos e l'ICS. Applauso, grazie Riccardo, questo è lo spirito col quale abbiamo ovviamente intrapreso un nuovo percorso di apertura nei confronti dell'intero panorama cestistico della città, e non stiamo parlando anche con Ravenna, con società del Ravennate, con altre società. Questo è un progetto già nato l'anno scorso, per il quale abbiamo distribuito oltre 5.000 coupon valevoli per 3 partite, non se ne è data molto promozione, al di fuori del territorio forlivese, che consentivano l'accesso a tutti gli iscritti alle società sportive ai quali venivano recapitati questi coupon di accedere gratuitamente al palazzetto previo l'acquisto di un biglietto di gradinata per un accompagnatore. L'altra iniziativa della quale si è parlato quando abbiamo presentato il nuovo assetto societario è il club biancorosso. Questo è rivolto a quella fetta soprattutto, ma speriamo anche ad altri, quella fetta di soci che hanno seguito la Fulgor Libertas nella passata stagione, che quest'anno per le note vicende magari non hanno deciso di entrare direttamente e formalmente in società. Abbiamo costruito un pacchetto che può avere sia una formula aziendale sia una formula ad personam, che prevede 2 parterre con accesso all'hospitality, un pass auto, una cena biancorossa e la visibilità all'interno dei nostri strumenti di base di promozione. Questo pacchetto ha il valore di 3.000 euro per i possessori di partite IVA, sono 3.000 euro più IVA. Ovviamente vogliamo raccogliere gli ex soci un po' delusi dalle passate vicende, ma soprattutto allargare la possibilità di questo club biancorosso alle aziende, le quali anche attraverso la deducibilità fiscale di questo prodotto possono decidere, soprattutto se tifosi, di avvicinarsi alla Fulgor Libertas attraverso un club che nel corso del tempo si arricchirà anche con altri benefit, e soprattutto vorrebbe diventare un luogo, come lo era stato concepito l'anno scorso, di confronto e stimolo fra imprenditori del territorio. Un'altra novità è legata ad un gadget che vogliamo omaggiare a tutti i tifosi. L'abbiamo preso qua, eccola qua. Ovviamente la t-shirt è un po' piccolina per te, io sono il sesto uomo, questa t-shirt verrà omaggiata a tutti i tifosi che si abboneranno, reca ovviamente il claim io sono il sesto uomo, e reca nel retro ovviamente orgoglio forlivese. Dove abbonarsi? Presso le filiali del Credito di Romagna,
in particolare le filiali forlivesi che vedete elencate. Sarà possibile anche attraverso le altre filiali del territorio, non in forma diretta subito dai prossimi giorni, ma nelle prossime settimane. Ovviamente presso la sede della Fulgor Libertas, grazie alla disponibilità del Credito di Romagna, che ha una, come vedete, ha una, degli orari di sportello davvero molto interessanti, invitiamo tutti i tifosi a recarsi direttamente presso loro, in quanto potranno fornire gli stessi servizi che forniamo in sede e in qualche modo anche alleggerire il peso della sede stessa. Da quando la campagna abbonamenti parte? Da martedì prossimo, quindi i biglietti e gli abbonamenti sono sottoscrivibili da martedì 11 fino al 20 settembre per le prelazioni sui posti dello scorso anno, ovviamente per i vecchi abbonati. È chiaro che i nuovi abbonati si possono abbonare direttamente dall'11 scegliendo i posti non vincolati dalla scorsa stagione. Dal 24 settembre ovviamente per tutto il pubblico. Per i settori non numerati si parte già l'11? Si parte già l'11 naturalmente, sì. Prego. Vorrei tranquillizzare rispetto al tema sponsor, che ovviamente il momento è difficile, molto complesso, ma il Presidente in prima persona si sta impegnando per chiudere la maglia nel più breve tempo possibile. Le prospettive sono molto interessanti. Abbiamo cambiato l'approccio, soprattutto il Presidente ha cambiato l'approccio anche di marketing, anche nei confronti degli sponsor, ovvero non stiamo puntando ad uno sponsor che dia un investimento in visibilità legato esclusivamente a questa stagione, ma si immagini di costruire un percorso con noi. Quindi l'approccio che stiamo avendo con loro è quello di condividere un progetto che è fatto di alcuni presupposti, sia tecnici, sia organizzativi, sia societari, presupposti di medio periodo con gli sponsor, e stiamo notando dalle prime risposte grande interesse verso questa politica, che è una politica che spingiamo, che speriamo ci possa spingere in qualche anno anche a trasformare quell'orgoglio forlivese in qualcosa di diverso, romagnolo per caso. Primo sponsor, chiediamo di annunciarlo davvero prima della partita di ieri. Comunque siamo molto tranquilli anche sul panorama degli sponsor, non per essere presuntuosi, ma perché si devono incastrare tutta una serie di dinamiche, e crediamo anche che alcuni sponsor si possano avvicinare a noi anche a stagione iniziata, ovviamente. Due tifoserie organizzate, stiamo prevedendo la possibilità di accesso diretto a quell'area. Ovviamente loro stanno facendo delle riflessioni, sono anche in funzione del numero di abbonati che riusciranno a raccogliere. Ovviamente loro non possono e non potevano conoscere questa politica, e quindi il nostro invito oggi, nell'auspicio che i tifosi si spostino maggiormente verso la tribuna, è quello di non lasciare un'area scoperta, e quindi dare continuità evidentemente a seconda me. Come dicevo, nei confronti di alcune fasce, non per omogeneità evidentemente, ma gli universitari, gli over 65 e il Club Marini e l'associazione Folli per il Basket godono di uno sconto sia sul biglietto sia sull'abbonamento, chiaramente se non sono vecchi abbonati, del prezzo che vedete indicato in quell'area ridotto.
ottimisticamente di superare gli abbonati dello scorso anno anche in funzione della promozione sui giovani, dalla quale ci aspettiamo tanto. Ovviamente all'interno della Fulgor la promozione verrà inserita nell'iscrizione al settore giovanile. Va da sé, non sappiamo come lo gestiranno direttamente le altre società convenzionate, però questa può essere davvero una fetta che può spostare. Però li conteggerete un po' a parte, immagino, magari 10 euro, pur essendo un'iniziativa. Sono sempre abbonati per i quali purtroppo, per fortuna, abbiamo degli oneri sia fiscali che di segnalazione. Diciamo che la politica sui biglietti ordinari, tralasciando quello, ottimisticamente potrebbe prevedere una conferma del numero di anno scorso. Crediamo che i presupposti ci siano, soprattutto per quello che la società sta facendo, e speriamo si colga dall'esterno, sia nei confronti del settore tecnico e l'investimento che abbiamo fatto per aumentare la credibilità della società stessa, e anche questo segnale che credo possa essere percepito bene. Che mi sembra una cosa molto, molto evidente e chiara, e speriamo che possa essere anche praticamente. La centralità di questa campagna abbonamenti è proprio nell'aver vicino il tifoso, vicino la gente il più possibile, quindi passare dal terzo al secondo anello è una cosa che penso faccia piacere a tutti, in primis ai giocatori che sono in campo. Oltre allo slogan, che è evidente, che si dice sempre così, ma è la verità più vera che si possa esprimere, per cui io mi auguro che i tifosi comprendano questo beneficio della campagna abbonamento e che la squadra ne abbia sicuramente a risentire il bene. Quindi, più siamo vicini, più stiamo tutti vicini alla squadra, vedo che si fa molto meglio canestro e forse si prende anche meno canestro. Facciamo vedere la maglietta. La maglietta, che sarà solo sicuramente precampionata, chiaramente a cominciare da domenica 9 contro Iesi, questa è la maglietta che indosseremo per le partite di precampionato.